Abbiamo visto come realizzare dei contatori in modulo qualsiasi. Soprattutto, la cosa importante, abbiamo visto qual è la procedura. Perché è importante? Perché con la stessa procedura può essere utilizzata per costruire delle macchine che con sistemi chiamerete automi a stati finiti. Ora chiaramente io qua non affronto il discorso che farete in sistemi, ma visto che ci troviamo a ragionare con i contatori, visto che abbiamo individuato una procedura, tanto vale far vedere che con quella stessa procedura si può fare in maniera agevole un'analisi di una macchina che svolga determinati compiti. In qualche maniera già lo abbiamo accennato l'ultimo giorno che ci siamo visti prima delle vacanze, la macchinetta che distribuisce le merendine, l'acqua, quello che volete. E facciamolo in maniera più corretta e più puntuale, perché facciamo un'analisi un po' più attenta e partiamo da una cosa che forse è più vicina ai contatori. Voglio realizzare una macchina che riconosca una sequenza. Ok? La sequenza, pensate alla cassaforte che si apre. La sequenza che io voglio riconoscere è una sequenza del tipo 1, 1, 0. Quando avremo questa sequenza di valori, daremo un'uscita alta che potrà far aprire la vostra cassaforte, potrà aprire casa vostra, eccetera. È chiaro che alla stessa maniera possiamo ricostruire la nostra macchinetta delle merendine, dove questi 1 sono le monetine che voi mettete dentro. 1 è la monetina che c'è dentro, che avete messo, 0 non l'avete messa, ad esempio. Ok? Allora, partiamo da uno stato iniziale 0, dopodiché mettiamo il primo numero, il secondo numero e il terzo numero. Quindi quanti sono gli stati che dobbiamo attraversare? Lo stato 0, lo stato in cui viene messo il primo 1, lo stato in cui viene messo il secondo 1, lo stato in cui viene messo lo 0. Abbiamo 4 stati, ci stiamo? Giusto? Chiaro a tutti, signori? Se abbiamo 4 stati, quanti flip flop ci servono? 4. 2. 2. 2. 0. 2 alla 2 fa 4. Giusto. Bene. E già questo è un primo risultato. Decidiamo di utilizzare 2 flip flop JK, che è così la procedura più complicata. Ci stiamo? Come vi avevo mostrato, è conveniente in questi casi partire da un ragionamento che è a mezza via tra quello che noi intendiamo ragionando e parlando e quella che dovrà essere poi la sequenza di formule e di tabelle che dobbiamo per forza scrivere affinché raggiungiamo il nostro scopo, cioè la realizzazione di questa macchina riconoscitrice di sequenza. Allora, per far questo uso, come ho mostrato, il grafo degli stati. Quindi avremo lo stato 0, 0. L'uscita di questo stato 0, 0 sarà 0. Perché ricordate che in questo caso l'uscita è legata allo stato che si è raggiunto. Solo quando avremo riconosciuto 1, 1, 0 e saremo arrivati allo stato 4, a quel punto avremo l'uscita alta e la cassaforte, ad esempio, si apre. Quindi poi ci sarà lo stato 0, 1, perché sono due flip flop, l'uscita sarà sempre 0, perché solo alla fine abbiamo l'uscita alta. Abbiamo uno stato. Allora,
Personalmente ritengo non corretto fare questo passaggio perché ricorderete che cambiano due bit, non è una cosa conveniente, però per comprendere il funzionamento e non confondere le idee accettiamo che da 1 passiamo a 2 modificando due bit. Ricordate che nei passaggi conviene sempre modificare un solo bit per volta. E infine abbiamo lo stato 1 in cui l'uscita sarà alta. Ci stiamo? Questi, dopodiché la nostra macchina si riporterà nello stato di partenza che ho indicato con 0,0. Allora, stiamo nello stato 0,0. Io mi aspetto un 1. Arriva uno 0, vuol dire che io non mi schiodo da qua. 0. Ritorno in quello stato. Mi arriva un 1, benissimo. Passo nello stato 0,1, nella posizione in cui la macchina è cosciente che gli avete dato il primo numero corretto e si mette in stand by per ricevere gli altri numeri. In questo stato, se mi arriva uno 0, è sbagliato. Ci stiamo. Qui dobbiamo decidere. Io potrei decidere che se arriva uno 0, vuol dire che chi sta eseguendo la digitazione dei numeri non è così certo della sequenza che deve dare. Ora, se questa non è la chiave di apertura di casa nostra, dico mi arriva uno 0, rimango in questo stato di attesa. Se invece è l'apertura di casa nostra, forse potremmo anche pensare di mandare il nostro sistema per ripartire da 0. Perché almeno io, a casa mia, magari mi aspetterei che sono io e altre persone che conoscono la sequenza e la digitano senza nome. Prego. Non ho capito perché nel primo vado passo 1. E perché la sequenza è 1, 1, 0. Se io digito 1, poi 1 e poi 0, allora la sequenza è corretta e darò l'uscita. Allora mi trovo nello stato 0. Mi arriva un 1 in ingresso, questi sono gli ingressi. Questo è il mio ingresso. Quindi se mi arriva un 1, che è la prima cifra che io mi aspetto, passo in un altro stato, passo, la macchina va in un'altra condizione, ok? Ora, se mi arriva uno 0, dato che la sequenza che devo digitare affinché le cose funzionino è un altro 1, se mi arriva uno 0 decido di rimanere qua, ma potrei decidere altrimenti. Presto. Capito? Sì. Se invece mi arriva un 1, io digito 1, mi porto nell'altra condizione. Il mio ingresso è 1 e vado nello stato 1,0. L'uscita è sempre 0, perché sono alla fine dell'uscita. Ok? Qui che succede? Mi trovo in questa posizione. L'altra cifra che deve arrivare è lo 0, perché la sequenza è 1,1,0. Quindi se mi arriva uno 0, passo nello stato 1,1 e l'uscita sarà alta. Dico la porta automatica di aprirsi. Prego. I ingresso. Ok, anche in inglese è lo stesso, è input, quindi... Se invece mi arriva uno 0, io potrei decidere di rimanere qui. Ma ripeto, questa è una scelta del progettista. Se qua sbagli, io potrei mandarlo di nuovo da 0, oppure potrei far scattare un allarme. Dipende cosa state facendo. Prego. Però se abbiamo 2,0 in ingresso, cioè non possiamo decidere. E c'hai ragione, questo deve essere... Meno male che c'è il mio.
Se mi arriva un 1 che è sbagliato. Cioè, si apre sia la cassaforte che la lava. Sì, allora. Ti saluto. Sono rovinato. Che fai in questo caso? Allora. Qui l'uscita è altra. Ok. A questo punto, ci stiamo fin qui. Sì. Potrebbe essere che non arriva niente, cioè arriva un 0, e io ritorno nello stato iniziale. Oppure, ribadisco il concetto, dipende sempre cosa dovete fare, mi arriva un altro 1, io mi riporto in questa condizione. È una scelta del progettista, è in funzione di quello che dovete fare. Ci state? Potrei farla diversamente, però dico, quando mi trovo qua, l'uscita è alta, se non arriva niente mi riposiziono nello stato iniziale, se invece mi arriva uno io ricomincio la sequenza. È una scelta, potevo fare in tantissime altre luci, ok? Ora con questo grafo, e qui sta la cosa positiva, vedete che noi abbiamo ragionato, ma abbiamo già definito la nostra macchina in maniera chiara, è tutto scritto qua. Abbiamo detto che la vogliamo realizzare con due flip flop JK, perché JK è più complesso, se vi davo un tiro lì era più semplice. Allora, per ragionare come abbiamo ragionato sui contatori, che dobbiamo fare? Una tabella di transizione del flip flop JK o no? E allora? Andiamo a vedere come devono essere gli ingressi di un JK per portare lo stato da una condizione ad un'altra. 0, 0, che significa che J può essere o 0 o 1, ma K deve essere necessariamente 1. Perché se J è 1, no, ho scritto la scritta. L'importante è che questo sia 0 e che sia qualsiasi, perché ovviamente se J è 0 non abbiamo nulla di ingresso per settare, se il K è 0 rimaniamo dove stiamo, se K è 1 riporta l'uscita a 0, ok? Da 0 a 1. Da 0 a 1 cosa è importante? Che J sia alto, okay. E K sia in qualche maniera alto o basso, è la stessa cosa. Perché se è basso, cioè 0, io vi porterò nella condizione di 7. Se è alto, essendo un JK, entrambi gli ingressi alti, ho la valutazione da 0 a 1. Ok? Dopodiché andiamo ad analizzare quando da 1 vado a 0. Da 1 vado a 0, che deve succedere? Deve succedere che o entrambi JK sono alti, ci stiamo? Ok, è alto, però J è basso. Perché se sto a 1 e voglio arrivare a 0, J è 0 e K è 1, vado a 0. Se anche J e K sono entrambi alti, chiaramente io conto. Ok? Quindi che cosa deve succedere? Che il K deve essere 1 per forza. Il J può essere con 1 là. Ci stiamo, signori? Corretto? Sì. Da 1 vado a 1, che ho lo stato di memoria, non ci deve essere commutazione. Di conseguenza che cosa succede? Se J è 1, ovviamente sto forzando il 7. Ok? Nel caso in cui J è 0, deve succedere che anche K deve essere 0. Affinché non ho commutazione. Quindi che significa? Che il J può essere 1 o 0, ma
ma la cosa importante è che il mio ok sia 0. Ok? Quindi ok 0 e j qualsiasi. Corretto? Bene, abbiamo la tabella di transizione. Che dobbiamo fare? Andare a vedere bit per bit, ricordate che questo è il bit 1, questo è il bit 0, bit 1, bit 0. Se volete possiamo fare una sequenza, guardiamo qui. E allora andiamo a fare, a creare le nostre mappe di Carnot per J0 e K0, J1 e K1. Ok? Quindi iniziamo con J0, vi faccio la tabella. Attenzione, in questa tabella, dato che non è automatico e deve esserci un ingresso, non è come prima che noi avevamo il conteggio ad ogni colpo di clock. Il colpo di clock ci deve essere anche per il sincronismo, però io devo considerare anche l'ingresso. Quindi nella mia tabella dovrò mettere la I, perché a seconda del valore che assume la I, io vado in un senso o nell'altro. Dopodiché ci metto Q con 1 e Q con 0. Ci siamo? 0 e 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ci siamo? Stessa cosa perché sto controllando, avete fatto le tabelle? La cosa importante è che ora consideriate anche l'ingresso, ok? Che prima non consideravamo, nel contatore non consideravamo l'ingresso, era il clock che decideva quando passare da uno stato all'altro, ok? A prescindere, si passava da uno stato all'altro ogni volta che arrivava il colpo di clock, qui no. Deve esserci il colpo di clock per abilitare l'ingresso, ma dobbiamo anche considerare l'ingresso che noi andiamo a mettere. La novità è questa, se volete, ed è una cosa che io devo considerare. Ci stiamo? Sì, però. Fate uno dei dubbi? Bene, allora 00, mi trovo nello stato 00, sto considerando il flip flop 0, cioè devo guardare il cambiamento del bit 0. Allora, se mi arriva uno 0, perché qua l'ingresso è 0, dove vado se mi trovo nello stato 0, 0? Se mi arriva uno 0 rimango nello stato 0, 0 o no? E quindi affinché io rimanga nello stato 0, 0, il mio flip flop, il mio bit 0 da 0 deve andare a 0. Ci stiamo? State capendo? Sì, sì, sì. Da 0 a 0 che deve succedere? Che J è 0 e K è qualsiasi. Quindi qua è 0 e metto diretta, scusate, che è 0 qua, questo è qualsiasi. Ci state? Ho saltato la tabella di sequenza, se volete la possiamo pure fare. È chiaro così o vi faccio la tabella di sequenza? No, è chiaro, è chiaro. Resetto tutto. Perché molto spesso dite che è chiaro, poi in realtà non lo è. La tabella di sequenza la rifaccio, potete tenere quello che abbiamo fatto, okay? Allora uno su 0, la faccio in questa maniera: 1 0 n più 1, n più 1, n, n. Su
State, come la sto facendo? I valori Q1, Q0 allo stato N, Qn più 1, Q1 allo stato N più 1, Q0 allo stato N più 1. Ci state? E chiaramente ci devo mettere il mio ingresso. Faccio una tabella completa, a scanso di equivoci. Chiaro come la sto organizzando? Allora, ingresso 0, mi trovo nello stato 0,0, rimango nello stato 0,0. Poi, ingresso 1, parto dallo stato 0,0, se ho l'ingresso 1, vado nello stato 0,1. Corretto? Mi chiudo così affinché considero tutte le possibilità. Questo poi lo facciamo diversificato. Poi mi trovo nello stato 0,1. Ok? Se mi arriva uno 0, un ingresso, dove vado? Stato 0,1 era quello che ho cancellato, rimango nello stato 0,1. Ci stiamo? Sì, pronti. Se mi arriva un 1, dallo stato 0,1 finisco allo stato 1,0, che è da non fare. Ok? Sì. Controllatemi se scrivo qualche castronata, perché molto spesso avete visto bene. Allora, ci troviamo nello stato 1,0 e mi arriva 1,0. Vado nello stato 1,1. Corretto? Sì. Se invece mi arriva 1,1, per come siamo noi, dallo stato 1,0 rimango nello stato 1,0. Ok. Mi trovo nello stato 1,1. No, nello stato 1 è contrario. 1,1. Per l'ultimo no. Mi arriva 1,0. Vado nello stato 0,0. Giusto? Prof, ma sbaglio o nella terza parte, si può dire? Qui? Sotto. Qui? Quando è 0 non rimane sempre lo stesso? Dello stesso circo. 1,0 sto qua, se mi arriva 0 vado in 1,1. Ok, ok, sì, è il contrario. Sto in 1,1, se mi arriva 1,0 io vado in 0,0. Se mi arriva 1, da 1,1 vado a 0,1. Ci stiamo, signori? Sì. Chiaro? Ok, sì. Oh. Sì, sì. E allora, adesso analizziamo i valori che devono avere J e K. L'ho messo così, forse è più chiaro, perché così vedete bit a bit come deve cambiare. Vado a considerare prima J, il flip flop 0, quindi devo tenere d'occhio il bit 0. Ora, guardo qui, da 0 devo andare a 0. Ci stiamo? Da 0 devo andare a 0, deve essere che J0 deve essere 0 e che K0 è qualsiasi. Vogliamo guardare anche J1? Così ci troviamo. J1 ha esattamente la stessa cosa. In questo caso da 0 rimane a 0. E quindi anche questo sarà 0 e qualsiasi. Corretto? Sì. Altro stato, mi arriva in ingresso 1, 0, 0, devo passare da 0 a 1, quindi il bit 0 passerà da 0 a 1. Vado sulla tabella di transizione, da 0 a 1 vuol dire che devo avere il J0 alto e l'altro qualsiasi, 1 e X. Corretto? Controllate.
Per quanto riguarda il bit del flip flop 1, da 0 rimane a 0, quindi avremo la stessa sequenza di ingresso. Corretto, signori? Sì. Sì, sì. Bene. Passiamo su quest'altra riga. Mi arriva lo 0, da 0, 1, rimango a 0, 1. Quindi il flip flop 0 da 1 deve andare a 1. Tabella di transizione 1, 1, abbiamo qualsiasi 0. Quindi su J0 metto da 1 deve andare a 1, metto X e 0. Ok? Il flip flop 1 da 0 rimane 0, esattamente come prima avremo 0x. Altro valore, da 0, 1 devo andare ad 1, 0. Il bit 0 da 1 deve andare a 0. Da 1 deve andare a 0 avrò x1. E quindi avrò x1. Mentre invece il bit del flip flop 1 da 0 dovrà andare a 1. Da 0 a 1, 1x. State capendo come procede, sì, signori? Bene. Altra riga. Ingresso 0, da 1 a 0 vado a 1 a 1. Il bit 0 da 0 deve passare a 1. Da 0 passo a 1, generi 1 e K è qualsiasi. 1 è qualsiasi. Il bit 1 da 1 rimarrà 1. 1 1 che cosa avrò? X è 0. Mi arriva in ingresso un 1, da 1 0 vado a 1 0, quindi rimango dove sto. Il bit 0 da 0 deve rimanere a 0 e quindi avrò 0 e x. Il bit 1 da 1 rimane a 1, da 1 rimane a 1 avrò x 0, esattamente come prima. Ok? Ingresso 0, sto nello stato 1 1, da 1 1 arrivo a 0 0, quindi per entrambi da 1 a 0, da 1 a 0, da 1 a 0 avrò x 1 e chiaramente questo è lo stesso x 1. Se invece mi arriva un 1 in ingresso, dallo stato 1 1 andrò allo stato 0 1, quindi il bit 0 da 1 andrà ad 1, quindi 1 1 sarà x 0. Invece il bit 1 da 1 dovrà andare a 0 e quindi qualsiasi 1. Ci stiamo? Sì. Chiaro? Sì. A questo punto vado a ragionare sui diagrammi di Bohr, di tempo e spazio, questo oramai penso che non vi abbia registrato. La tabella di transizione non ci serve. E allora, andiamo a ragionare su J0, avrò l'ingresso e Q con 1 e Q con 0. Allora, a questo punto direi che è agevole andare a vedere cosa succede. 0,
0, ingresso 0, me lo vado a guardare qua. Ci stiamo? Se volete posso cancellare questa per creare meno confusione, ma meglio no. Vedo che J0 vale 0 e che il 0 vale qualsiasi. Ci state? E quindi metterò 0 qua e qualsiasi qua. Vado più veloce, lo faccio prima J e poi K. Sono davanti. È tutto, ho tutto sotto gli occhi. Poi abbiamo 0, 0, 1. Dov'è 0, 0, 1? 0, 0, 1 e poi qua. X è 0, J0 vale qualsiasi e 0 vale 0. Quindi questo sarà 0 e questo 0. Corretto? Ci stiamo, signori? Vedete com'è semplice quando poi ho già messo le cose con un certo ordine? Vado facile. Questo punto qua qual è? 0, 1, 0. Dove ce l'ho 0, 1, 0? Allora, 0, 1, 0, eccolo qua. Non devo più stare a ragionare qual è l'ingresso, qual è l'uscita. 0, 1, 0. Il mio primo blocco 0 dovrà avere come ingresso 1 e x. Quindi, 1 come j e qualsiasi di cui x il proprio x. Qualcuno si sta perdendo? Ma per il flip-flop 1 dobbiamo fare altre due. Certo, volevi che ti facessi quattro tabelle contemporaneamente. No, possiamo anche farle, però creiamo maggior confusione. Una volta che sei padrone della cosa, ne puoi fare quattro contemporaneamente. 0, 1, 1. Dove sto? 0, 1, 1. Mi trovo qua. E il flip flop 0 sarà x1, quindi x dovrei dire qualsiasi. Stato 1, 0 con ingresso 1, cioè 1, 1, 0. 1, 1, 0 è qua. 1, 1, 0, flip flop 0 avrà 0 su J e qualsiasi su K. Stato 1, 1, 1. Il flip flop 0 sarà qualsiasi 0. Dove ce l'ho? Ce l'ho qua. 1, 0, 0. Flip flop 0 sarà 1x. Ci stiamo? Stato 1, 0, cioè lo stato è 0, 1 con ingresso 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1, sto qui. Gli ingressi del flip flop 0 saranno qualsiasi e 1. Ci siamo, signori? Sì. Controllatemi sempre. Bene. Raggruppamenti possibili. Questo e questo per quanto riguarda Keo. E questi altri sono uguali. Questo è uguale qua. Quindi, qui che cosa ricade? Che in 0 sarà uguale a, qui cubo 0 non lo metto perché vale sia 0 che 1. Possiamo raggruppare le indifferenze. Le indifferenze, tutte quante. E che te ne fai? Meno roba mette, meglio è. Se tu fai questo, che cosa metti? Q0, ma è un qualcosa che aggiunge a questi altri. Serve, no? Bisogna sempre utilizzare i simboli di indifferenza a nostro uso e consumo. Quindi qua che cosa ho? Che K0 sarà I negato, non in funzione,
I negato, spero che si veda, I negato, Q con 1 non negato, più I non negato, Q non negato, topo. Ero ben questo? È un XOR. Ci troviamo? Sì. J0, se ci fate caso, è lo stesso, sono solo i ruoli invertiti, però è la stessa finestra, o no? Sì. Ci troviamo? Ho sbagliato qualcosa? E allora posso già dire da qua, se qualcuno l'ha capito, lo dica. Se guardate, le celle da comunare sono le stesse, solo che qui è invertito, dove c'era x, qua c'è 1, dove c'è 1 è x, ma alla fine io prendo queste stesse celle, quindi alla fine hanno la stessa cosa. E quindi anche J0 sarà la I XOR con 1. Chiaro? Sì. Problemas? Ninguno. Bueno, volevo sapere. Prego. Vado a vedere J1 e K1. Veramente io sono furbo, cancello questo, ma Numero di XR. Questo c'era. Ecco qua, 256. Non sono mai così furbo. Vabbè, faccio io a far così. Allora, avete capito come si fa? Sì o no? Sì, sì. Bene, perché adesso vado in gruppo. Vado ad analizzare la mappa di Cardone. Bene, il flip flop 1, signori. Vado veloce. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ora devo guardare J1 e K1. Ci stiamo? E vale 0 e X. 0, 0, 1. Sta altra cella qua. Allora, 0, 0, 1, sto qui. E per quanto riguarda J1 e K1 è 0 e X. Cella 0, 1, 0. 0, 1, 0, sto qua. E per quanto riguarda J e K, flip flop 1, avrò indifferenza 0. Indifferenza è 0. Cella 0, 1, 1, questa qua. 0, 1, allora, 0, 1, 1, dove ce l'ho? 0, 1, 1, è questa qua. Il flip flop 1 avrà indifferenza e 1, ok? Quindi indifferenza e 1. Cella 1 1 0, 1 1 0, sto qua, e il flip flop 1 avrà indifferenza e 0. Cella 1 1 1, questa qua, 1 1 1, il flip flop 1 indifferenza 1. Cella 100, sto qua, 100, flip flop 1 avrà 0 di x. Poi 1
1, 0, 1, sto qua, flip flop 1 sarà 1 x e questo ci ha fregato. Siamo? Corretto? Sì. Bene, a questo punto questo ora si può così. Questo qua, più di questo lo posso fare. Considero tutti 1 qua in maniera tale che K1 sia uguale a Q con 0 negli altri campi. Schiavo. Si vede il rosso lì? Sì. Qui invece, avendo riunito questo, avrò qui è, chi è che cambia è Q con 1, I con 1, I invece è 1, quindi questo sarà, questo raggruppamento qua mi darà I alto Q con 0 alto. Lo scrivo in blu che si capisce. Controllate se imbroglio qualcosa. Qui quello che non cambia, quello che cambia, quello che non cambia lo riporti. Ci stiamo, signori? A questo punto possiamo andare a tracciare lo schema della nostra macchina. Posso cancellare qui? Comincio a cancellare. Aspetta. Ok, signori? Sì, mi avete controllato? G0, chi devo considerare? Considero Q con 1 e l'ingresso, comando in un XOR. Ci stiamo? G0. La stessa cosa perché è 0. Ok, signori? K1, prendo Q con 0 e lo metto in ingresso. J1 sarà l'ingresso I per Q con 0. Quindi mi piace una end qua, Q con 0 lo porto qua e la I me la metto qua. E questo sarà l'ingresso J1. Ok? Ovviamente io qui non l'ho messo. Qua in ogni caso ci vuole il clock, perché non dimenticate che l'ingresso deve essere abilitato, la lettura dell'ingresso deve essere abilitato attraverso un clock. Chiaro? Non l'ho messo neanche in nella tabella, andrebbe messo, perché lì potremmo cominciare a fare altri tipi di considerazioni del tipo: se non viene digitato il nostro tempo dopo 3 impulsi di fronte, resettiamo tutto, così via.